L'organizzazione del piano vaccinale anti-Covid a Ruggi avanza senza intoppi e raccoglie adesioni quasi totali. All'ospedale di Salerno nelle scorse ore sono arrivati due congelatori che serviranno a custodire la prima scorta di 5.000 fiale che arriverà in via San Leonardo. Il direttore sanitario Angelo Gerbasio, che sta coordinando tutte le operazioni, ad 8 Channel 696 spiega il piano d'azione che sarà seguito e che potrebbe essere anche anticipato rispetto all'iniziale tabella di marcia. Dovremmo partire il 15 gennaio, ma molto probabilmente partiremo prima. Però noi siamo già pronti per l'attuazione di questi vaccini. 7 ambulatori dove faremo queste vaccinazioni a intervallo di un quarto d'ora l'una dall'altra, quindi ci saranno i medici, personale infermieristico e amministrativo che saranno operativi in queste, diciamo, in queste stanze che abbiamo creato. Ci sarà la prima dose e dopo 21 giorni si farà la seconda dose. Ci sono parecchi operatori che vogliono aderire alla campagna vaccinale. Altri 4 congelatori saranno destinati all'ASL di Salerno per gli ospedali di Nocera Inferiore, Polla, Vallo della Lucania e Battipaglia. Nel frattempo, fortunatamente, la pandemia continua a frenare. Nel Salernitano si sono registrati 125 nuovi casi positivi ed un solo lutto che ha colpito la comunità di Montano Antilia. A Salerno, intanto, il sindaco Vincenzo Napoli ha disposto la riapertura della villa comunale e dei parchi Mercatello, ex Salide e Pinocchio.